attenzione. Su! Castore. Eccoli là. Buongiorno, giovani Skywalkers. Yeah, buon dì. Salve, da un po' che ci manco sul canale. L'ultima volta era in Scozia. Sì, l'ultima volta... Ma eravamo sempre seduti così. L'ultima volta però ho fatto morire la regina, quindi... La gufata della regina. Sì, comunque, che altre ere ci sono ora? Siamo al cospetto di questi bellissimi ghiacciai. Esatto. A casa c'era un po' caldo, Elia non voleva accendere tutti i condizionatori, così ha detto, vabbè, andiamo in montagna. Giusto. Esatto, ed è così giusto, che sì. Oggi portiamo Perla sul primo 4000 suo. Yeah! E sul... Domani portiamo. Domani, sì. Domani. Ma la giornata inizia oggi e finisce domani. Esatto. Questo è la seggiovia per raggiungere il colle Betta. Forca. E poi dopo andiamo al rifugio Quintino Sella, dove al dormiamo lì, stanotte. No, Elia, ma non gliel'hai detto? Ragazzi, c'è una cosa importantissima che dovete ricordare. Elia se lo dimentica sempre, ma qua YouTube fa gli scherzettini. Controllate se non vi ha disiscritto dal canale. Esatto. Elia metterà il banner qua sotto. E ricordatevi, se vi piacciono le nostre avventure, mettete un like, supportate e basta, è finita la cosa da YouTuber. Yeah. E Fabri è single. Sì, figa. Fabri è disponibile. Non puoi dire quelle cose su YouTube. 3 anni che non facciamo un trekking insieme. Abbiamo fatto quello di Scozia. Sì, è vero. Carico? Dai, sì, si torna un po' in alta montagna, bello. Tranquillo per ora. Un sentiero con i bolli gialli. Numero 9. Number 9. È sabato 3 agosto e dopo aver dormito in un campeggio a Gressoney iniziamo a salire appunto verso il rifugio Quintino Sella al Felic, e che è diciamo il punto d'accesso ideale per raggiungere la cima del Castore senza passare dal Polluce, perché altrimenti è possibile sempre salirlo dall'altro versante, quindi dalla Val d'Ayas, e dove ci sono altri rifugi come ad esempio il rifugio Mezzalama. La salita del primo giorno è più impegnativa quasi di quella della cima vera e propria, in quanto si tratta di 900 metri di dislivello una volta presi gli impianti, fatti su pietraia abbastanza scomoda, che comunque ci porterà in quota a 3600 metri per poter dormire almeno una notte e partire il giorno dopo per la vetta. E 100 ormai abbiamo già fatto quasi 400 metri, siamo quasi a metà salita. L'ambiente circostante è veramente bello, sia a destra che a sinistra. Risalendo questa cresta notiamo imponenti lingue di ghiaccio, morene e seraccate terminali, tutte del gruppo del Monte Rosa, ma in lontananza possiamo vedere anche gli altri più famosi 4000 della Valle d'Aosta. Ecco. E non solo. Siamo con Perlini Black Magic. Sono le 3:30, 3:40. E sì, sai com'è Perlana Black Magic. Siamo ormai a 700 metri di dislivello, sono quindi Pellini. Mancano 200 metri circa. Forse 3. Massimo 3. Questa è tutta la sassaia che abbiamo fatto per ora. Molto bello. I ragazzi sono carichi. Quando esplodere. Quando ti avvicini a me. Non mi capire. Dobbiamo arrivare lassù. Qua c'è una bella morena glaciale, stupenda. Guarda che figata. È appena arrivato il meteo del Garmin e ottime notizie. Niente nuvole da stanotte fino a domani tardi pomeriggio. Neanche domani sera.
What a glacier. What a beautiful glacier. E siamo arrivati ormai. Noi abbiamo tenuto il ritmo perché io sono così e non sento freddo, quindi... Bravo, bravo. Eccoci sulla cresta. Tra i due ghiacciai. Sulla cresta bella incanapata. Devo dire che altrimenti senza la canapa ci avrebbe alcuni passaggi abbastanza molesti. Un'altra distesa di sassi. Inizia ad essere freddino qua. Nell'ultima parte di questo avvicinamento roccioso al rifugio passiamo su un tratto attrezzato con un canapone, con passaggi anche notevolmente esposti che comunque rendono il tutto molto avventuroso ma fattibile per via della presenza della corda. Ormai siamo quasi arrivati al rifugio. Adesso balotta e pausa. Grandi rega. E gli zaini lasciamo qua fuori? Ah, li dobbiamo portare comunque. La sera ci riposiamo perché andremo a letto prestissimo, con la cena alle 7. Il giorno dopo ci aspetta la sveglia alle 3:45 per poi andare a fare colazione al primo turno delle 4. Buongiorno. Buon dia. Ciao Fabri. Sì. Ciao. Ecco, cominciamo. Mi raccomando, occhio a non pestare la corda. Sono pochi minuti prima delle 5 quando effettivamente partiamo. Devo dire che abbiamo perso un pochino di tempo nel legarci in cordata, ma è normale. Dopotutto non facciamo sempre queste cose sui ghiacciai. Siamo in 5, mettiamo i nodi a palla solo al primo e all'ultimo posto e siamo abbastanza numerosi da poter procedere in sicurezza. Il rigelo notturno è buono, la condizione è ottima, c'è ancora un po' di neve, ma comunque siamo già verso la parte finale della stagione estiva. Andiamo avanti mentre il sole timidamente albeggia e ci rendiamo conto ben presto di trovarci già dinanzi alla parete finale che poi dopo ci porterà sulla cresta. Chissà se riusciamo ad arrivare al colle prima dell'alba. Ma che ora è l'alba oggi? Iniziamo ad avvicinarci alla rimontata. Adesso giriamo verso l'alba. Mentre il sole albeggia, mi diverto a concentrarmi sulle altre cordate, le altre numerose cordate della giornata, perché alla fine c'è poco da fare. Alla fine è facile, ma è anche bellissimo e quindi si incontra tanta gente, tante cordate, tante guide alpine.
e esteticamente mi è piaciuto tantissimo vedere loro come formichine salire la montagna a fianco a noi, quasi come se ci stessimo osservando in terza persona, perché alla fine eravamo tutti uguali. Ci approfinquiamo a salire da parte dura. Alla fine del colle, quando il sole ormai albeggia, e ci avviciniamo a quella che dicono essere la salita più ripida della giornata, ed effettivamente è stato così. Una breve salita che ci conduce poi sulla cresta da cui si vedono le altre vette del Rosa. Sì, è sopra, cioè quella è tutto il traversone di cresta che facciamo. Poi c'è una salitina finale che è la cima, però mi hanno detto che questo pezzo qua di adesso è la salita più dura. Bisogna fare il cambio picchero. Quello. Fabri, cos'è quello? È il Monte Fato. Potrebbe essere il Monte Fato. Thank you.
senza neri. Arrivati alla cresta finale, siamo ormai giunti alla fine. Questa cresta è esteticamente molto bella e presenta alcuni passaggi dove si restringe parecchio, anche se è sufficiente mantenere i piedi saldi e controllare bene dove si mettono i piedi per poterla fare in sicurezza e senza poi troppo pericolo. Pausetta, dai! Occhio a non andare troppo avanti qua. Guarda, guarda che figo il ghiacciaione, quello del Monte Rosa. Ed eccoci verso la cresta finale. Sarà che di qua, sarà che di là. Madonna che figata! Seracchi di qua, seracchi di là. Merda! Che cresta, ragazzi! Eccoci finalmente in cima. Grandi, regà! Bella! Abbiamo 4.000 di perla. Sì.
Sì, comunque il vento così era un po' molesto. Bravi, che brava. Brava intendo il perro. Hai visto? Prima 4.000 ha avuto solo un po' male al ginocchio, ma le gambe andavano. Oh, comunque queste crestine qua, io un po' mi sono cagato, il minimo. Proprio un accenno, un accennino di vrrr. Anche se metti sempre lì. Però dura un po' con i tratti spostissimi. Niente, la cresta del Castore è molto più bella al ritorno che all'andata. Grandi ragazzi! Andate, fate! E ora si torna giù. Prendo più roba io. Ed eccoci, siamo tornati ormai al rifugio. Stiamo ancora camminando sul ghiacciaio. È stato molto bello. Sì, ancora sì. Ci sono quelli che sono saliti mentre noi scendevamo. Ecco qua, in mezzo ai nuvoloni medi. Mattinata perfetta. Eravamo lassù. Lassù. Ah sì, sono in cima. Sì, quella è la cima. Si scende verso Vetta Forca. Oggi abbiamo rotto Perla. Oggi abbiamo rotto Perla. C'è il ginocchio Gigio. Raga, sei infiammato. Sei infiammato. Mi sei ingrossato come i muscoli. Esatto.